Ok, bella rega, siamo qui con Arturo e Luca dei Red Bull, finalisti del campionato italiano 2005. La partita è finita più 3 la fotta, quindi è stata combattuta abbastanza. Inaspettatamente, o forse rispetto a quello che è successo nell'ultimo anno, i Red Bull hanno guadagnato stabilmente la posizione numero 2, e anche battendo tra l'altro la fotta in alcuni casi. Come vi spiegate questo miglioramento eccezionale degli ultimi anni? Beh, sicuramente ci sono stati un tot di anni, diversi anni in cui militavamo nelle serie inferiori e quindi ci ha permesso di comunque fare un sacco di esperienza e raggiungere questi livelli facendo un sacco di gavetta e cioè, secondo me principalmente grazie a questo siamo arrivati dove siamo oggi. E poi vabbè, un grazie comunque a tutti quanti che hanno, insomma, credono in quello che facciamo, ci allenano duramente per raggiungere i vari obiettivi e solo peccato per questa finale, visto che gli altri li abbiamo già battuti. Per il resto, insomma, contenti. Sì, parliamo un po' di questa finale, ragazzi. Allora, siete rimasti incollati alla fotta per un certo numero di minuti, e poi sul finale diciamo che loro sono riusciti a sfilarsela. Cosa pensate che sia successo per non riuscire a tenere testa alla fotta? Guarda, io penso che la differenza sia stata che la Fotta ha fatto di sicuro una delle sue migliori partite anche in campionato, così ha sbagliato veramente poco. E noi, che di solito abbiamo un'ottima percentuale in attacco, abbiamo fatto 2-3 cappe in dei momenti in cui bisognava tenere duro e non lasciarsi tirare giù anche psicologicamente. E poi qualche difesa, si è riusciti a bloccare un loro gioco improntato molto sullo sparo lungo e su una fisicità che in certi casi ci è mancata, anche contando il fatto che noi ieri abbiamo giocato due partite sotto il sole ad una buona intensità, mentre loro, giustamente, avendo vinto il campionato, hanno avuto l'accesso diretto alle semifinali. E un po' per questo, un po' per nostra superficialità in certi momenti, abbiamo regalato troppo e poi abbiamo fatto fatica a recuperare, quindi meritata la loro vittoria, un po' di rancore, però soddisfatti della prestazione comunque della squadra. Beh, diciamo che comunque questa stagione un po' di soddisfazione ve le siete cavate perché comunque la Fotta l'avete battuta in quante occasioni? La foto abbiamo battuta in due occasioni, sì, durante l'anno, la prima volta la Coppa Primavera al torneo di apertura. Infatti siamo partiti a bomba, carichissimi e ancora più divertente al Paganello, torneo su spiaggia a Rimini per i quarti di finale, se non sbaglio. E anche lì, insomma, grandi soddisfazioni e grande felicità per tutti noi. Intanto si raggiunge il Ciopo che ha fatto un po' di telecor anche per il nostro Vest Video canale su YouTube che spero ve cercherete di vedere. Io ragazzi vi ringrazio molto e vi faccio i complimenti perché se comunque non siete riusciti a conquistare il titolo quest'anno, data l'età, avrete sicuramente la possibilità di raggiungere i massimi livelli di Ultimate in Italia nella vostra carriera. Ancora complimenti e big up, passeremo alla foto per la seconda intervista. Grazie.